I pazienti sono sempre più informati grazie alle novità che girano anche in rete. Nel campo delle malattie rare, soprattutto in misura maggiore in questi ambiti della medicina, una corretta informazione è fondamentale. L'OMAR, l'Osservatorio Malattie Rare, da anni si occupa di far conoscere le malattie rare in tutte le loro sfaccettature, quindi dalla gestione farmacologica del paziente agli aspetti legati alla vita pratica, nell'ottica di una migliore qualità di vita. Abbiamo il piacere di intervistare a Firenze, durante un workshop dedicato proprio alle malattie rare, il direttore dell'OMAR, la dottoressa Ilaria Ciancaleoni Bartoli. Allora, dottoressa, qual è il collegamento tra l'OMAR e i pazienti con malattie rare? Cos'è che fate per loro? Per i pazienti, in primo luogo, facciamo informazione, perché una delle prime problematiche che affrontano le persone e i familiari di chi ha una malattia rara è capire dove andare, che cosa comporta la malattia, se ci sono opportunità terapeutiche e cosa altro possono fare per migliorare le proprie condizioni ed aspettative di vita. Parallelamente abbiamo un servizio di Esperto Risponde, che comunque è nel fare informazione, e facciamo a nostra volta divulgazione verso la stampa, così che questa corretta informazione valichi i limiti del web e possa arrivare un po' a tutti, anche a chi non lo utilizza. Ecco, siete un po' un punto di riferimento. Quali sono i progressi che avete visto in questi anni e le criticità ancora presenti? Per i pazienti ci sono ancora numerose criticità, nonostante, questo va assolutamente detto, i passi avanti sono stati moltissimi negli ultimi 15-20 anni. Certamente uno scoglio, il primo scoglio, rimane la diagnosi, che ancora spesso arriva in ritardo, sia quando si è di fronte a malattie difficili, sia quando in realtà queste malattie potrebbero essere diagnosticate alla nascita, ma non lo sono perché non viene effettuato lo screening neonatale, oppure perché semplicemente il medico a cui ci si rivolge, sia il medico di base o lo specialista, non è formato, come anche normale che sia, e non riesce a riconoscerla, ma non riesce nemmeno a fare il passo successivo di indirizzare il paziente verso almeno un minimo sospetto e quindi verso un centro più esperto. Ecco, in questo workshop ci si focalizza soprattutto sulla sostenibilità, anche in vista di una richiesta dei pazienti di avere assistenza a casa. È qualcosa che in realtà è passato dal sistema sanitario nazionale, quindi il paziente ne avrebbe diritto, è gratuito come servizio. Come mai ci sono ancora degli scogli da superare e non tutte le regioni si attengono a queste direttive? Il secondo scoglio per i pazienti, infatti, al di là della possibilità di avere o meno una terapia, e questo dipende dalla ricerca scientifica, è avere poi l'assistenza. L'assistenza che non si identifica appunto solo con un farmaco da prendere, ma la possibilità di poter seguire la terapia a casa, ad esempio, o di avere a casa o telefonicamente un supporto psicologico. Purtroppo le regioni, per via proprio del problema della sostenibilità e quindi dei costi, non sempre riescono a fornire questo servizio o a fornirlo come farebbe comodo ai pazienti, magari di sabato, di domenica, nelle ore serali, quando sono finiti gli impegni della scuola o del lavoro. Gli orari dei servizi domiciliari per lo più sono gli orari standard che coincidono con l'orario di lavoro anche degli infermieri e dei medici, e quindi per il paziente viene a mancare l'utilità del servizio che gli permette di studiare o di svolgere un lavoro. I privati, spesso anche in collaborazione con le associazioni, si offrirebbero di dare questo servizio al posto del privato, del pubblico, senza un costo aggiuntivo, tuttavia non tutte le regioni sono concordi nel poter permettere questo servizio, perché ci sono dei sospetti verso l'ingresso del privato, verso il contatto tra il privato e il paziente, ci sono proprio delle resistenze che spesso hanno più un motivo psicologico, chiamiamolo anche ideologico, che non un motivo pratico. Questo non vuol dire chiaramente che il processo debba essere privo di controllo o privo di un regolamento, sicuramente serve uno standard, vanno richiesti degli standard qualitativi di privacy, insomma, di correttezza, ma questo non vuol dire che bisogna bloccare in toto l'assistenza domiciliare. Ecco, un seminario come quello di oggi cosa vuole fare? Vuole spronare nella direzione appunto di far girare di più questa informazione, far capire a chi di dovere come deve agire? Sì, bisogna intanto inquadrare il problema, capire come sono messe le diverse regioni d'Italia, sentire
cosa pensano i pazienti, perché spesso questo non viene ascoltato, sentire cosa pensano i medici, sia quelli che vivono e lavorano negli ospedali, sia quelli che hanno già provato il servizio di assistenza domiciliare, e trovare appunto dei meccanismi per poter dare risposta alle esigenze dei pazienti e rimanere nella correttezza senza oberare il servizio sanitario di spese di cui non può farsi carico perché non sono sostenibili. Quindi il dottoressa, lei ci ha parlato sia della sensibilizzazione a livello pubblico ma anche della presenza dei privati. Ecco, i privati in questo campo, parlando di ricerca, cosa stanno facendo sulle malattie rare? Stanno facendo tutto, nel senso che la grandissima parte della ricerca, in particolar modo la ricerca clinica, è sostenuta da aziende private che sviluppano i farmaci. Non vuol dire che non ci sia una ricerca pubblica. C'è una ricerca sicuramente di base che parte spesso dall'università e che viene sostenuta dal pubblico, però è chiaro che i fondi che ci sono troppo pochi, ma non è nemmeno pensabile che il pubblico possa investire tanto denaro quanto ne serve per mandare avanti una ricerca fino ad avere un farmaco per i pazienti di tante malattie rare. Il pubblico non può fare questo, il pubblico però può rendere il sistema appetibile, può far sì che il sistema funzioni, sia semplice, purché chiaramente sempre controllato e sicuro per i pazienti, e permetta alle aziende che investono di andare avanti e di raggiungere velocemente il loro scopo, che è quello di commercializzare i farmaci, ma che è allo stesso tempo il desiderio dei pazienti di potersi curare con delle nuove terapie.